L'amministrazione comunale di Pescara, la provincia, i comuni di Montesilvano Spoltore, Città Sant'Angelo, Penne, Cepagatti, Pianella, Cappelle sul Tavo, Scafamo, Scufano, Ciano, Picciano, Civitacquana, Santo Eufemio a Maiella hanno celebrato a una sola voce il giorno del ricordo per onorare questa mattina congiuntamente la memoria degli italiani caduti sull'altra sponda dell'Adriatico e quelli costretti all'esilio durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale e per dire no a revisionismi e negazionismi su una tragedia nazionale e umanitaria. Oggi questa manifestazione vuole intanto essere un segnale importante. Purtroppo il Covid ha dovuto interrompere un percorso che si era iniziato negli anni anche all'interno delle scuole, ma appena la situazione sarà di nuovo normale faremo in modo tutti i comuni e anche la provincia di veicolare il messaggio appunto di pace e contrario a questi che sono appunto accadimenti che non dovranno mai più ripetersi. Purtroppo si sente ancora di qualche soggetto che vuole negare e detrattare, questo sicuramente non è un qualcosa di positivo. Quello che invece bisogna fare durante queste giornate è ricordare, essere più uniti che mai, appunto affinché queste giornate siano da monito perché certe situazioni, certi episodi non accadano più. Solo 14 perché poi oltre ai loghi dei comuni presenti sulla locandina, a questi comuni si sono aggiunti altri comuni, quindi c'è stata un'adesione importante, segno di un significato importante che tutti i comuni e tutto il territorio pescarese ha voluto dare a questa giornata.